Commento sul caso Santoro. Cosa Santoro, sta succedendo alla Santoro, Santoro ha cambiato, sta cambiando editore. Dopo 20 anni di dittatura di Berlusconi sul sistema dei media e di blocco monopolistico, oligopolistico del sistema televisivo, c'è finalmente invece un mercato che è cresciuto sotto Berlusconi, c'è Sky, c'è la 7, c'è la possibilità di cambiare editore, Santoro se ne è avvalso. Non trovo che è una scelta professionale normale. Cosa succede alla 7? La 7 non ho capito, oggi Libero dice che se la compra De Benedetti con i soldi di Berlusconi, che è una cosa che il Foglio aveva lanciato come paradosso. Oggi già tira in ballo il Corriere della Sera. Noi tiriamo in ballo, no, noi e il giornale abbiamo riflettuto sul fatto che la 7 della Telecom, la Telecom è di Banca Intesa, delle Generali e di Mediobanca, cioè di alcuni degli azionisti più importanti della RCS, Corriere della Sera. E quindi, insomma, sembra strano che la vendano alla concorrenza, perché se De Benedetti, con i soldi che dovrebbe dargli una sentenza del Tribunale di Berlusconi, si comprasse la 7, irrobustirebbe molto Repubblica, l'Espresso, gli darebbe uno sbocco televisivo vero, con questo po' di star e naturalmente farebbe concorrenza al Corriere della Sera. Quindi è un po' strano che la Telecom decida di vendere a De Benedetti. In quel caso però qualcuno ha detto si creerebbe una nuova Telecabul. No, perché Telecabul? No, la 7 ha sempre avuto, diciamo, una cioè, la televisione è de sinistra in Italia, non c'è niente da fare, lo è intimamente, strutturalmente, come linguaggio, come esperienza, come una soluzione piena di idee. Quella è apolitica, punta su un cambiamento di valori, ma poi non punta su niente, è espressione di un cambiamento di valori. È la televisione americana in Italia, è la televisione appunto commerciale, cioè parla ai consumatori, non ai cittadini. E quindi è un'altra cosa, sta in un altro pianeta.